Ciao a tutti, sono Rita, siamo nella sede Rincalic. Vi presentiamo le novità della primavera 2022. Andiamo nello specifico e vi parliamo dei nuovi tessuti che abbiamo inserito. Si chiama Lintes, è un canvas, tinta unita, sono 5 colorazioni. Abbiamo il perla, il latte, il pesca, il sabbia e l'acqua. E abbiamo invece 3 colorazioni Lintes stampato, si chiama Summer, e abbiamo acqua, perla e sabbia. Oltre a Lintes e Summer abbiamo inserito un altro tessuto, è una costina con un filo di lurex all'interno argento che le conferisce lucentezza. È una costina molto sottile ed è un tessuto veramente molto molto morbido. Sono 5 colorazioni, il pesca, l'acqua, il perla, l'azzurro e il malva. Per continuare e completare la gamma abbiamo inserito un tubolare, vedete che ha questo piccolo particolare, sembra un cuoio, in realtà è un piccolo quadrettino anche gingliccio. All'interno anche questo ha un filo lurex perché completa la gamma, la proposta, vedete che contrapponiamo il ruvido dell'Intes e del Summer al Ribby che ha questa brillantezza e questa lucidità. Oltre al Lily abbiamo inserito un tubolare mini che completa la gamma, vedete che è un quadrettino, in 7 colorazioni. Adesso vi voglio far vedere, entriamo nello specifico e voglio farvi vedere la qualità e la particolarità del tessuto Lintes e Summer. Il Lintes e il Summer hanno una particolarità. È un tessuto morbidissimo, ma si termoforma con l'utilizzo del ferro da stiro, con la temperatura cotone e lino alla massima temperatura, semplicemente scaldando il tessuto, ritagliandolo e inserendolo all'interno dei nostri tickets. E adesso vi faccio vedere l'utilizzo. Abbiamo inserito all'interno dei nostri tappetini antiaderenti, che sono eccezionali per queste operazioni perché, come sapete, come avete già visto la lavorazione con il velluto, con la primette, mantengono e sprigionano molto calore. All'interno di questo tappetino ho inserito sia la tinta unita che anche lo stampato. Il tappetino non brucia i tessuti, quindi potete scaldarlo tranquillamente e dopo che avete fatto il ritaglio adeguato al vostro stampo, preparate lo stampo, aprite, prendete fuori il vostro ritaglio, lo inserite all'interno dello stampo, chiudete e lo chiudete a panino e con le mani lo rigirate per farlo raffreddare qualche secondo e una volta che si è raffreddato mantiene la forma immediatamente con tutte le venature, vedete proprio, rimangono impresse tutte le venature, ma non solo con la tinta unita ma anche con lo stampato. Vi faccio vedere, in questo momento ho lasciato, avete visto, il ferro da stiro sopra al mio ritaglio, lo inserite all'interno dello stampo, chiudete e anche se è stato stampato lo fate raffreddare, chiudete in mezzo lo stampo, lo girate tra le mani qualche secondo, fate raffreddare un po' il tessuto e mantiene la forma con tutte le venature, vedete? Proprio rimane impressa. Qui abbiamo un esempio di un fiore realizzato. Vedete la rotondità? Le venature rimangono intatte anche dopo che è stato lavorato per creare proprio i pistilli e il fiore stesso. Ora vi voglio fare vedere, oltre a questa particolarità, che è la particolarità proprio del tessuto, gli accostamenti che abbiamo creato per questa collezione. Come vi dicevo, il Lintes e il Summer si termoforma. Qui vedete un esempio delle rose realizzate in Lintes che non ha necessità di essere lavorato all'interno, inserendo all'interno delle resine, accoppiandola delle resine. Qui vedete il Lintes e delle rose realizzate in primette e vedete proprio l'abbinamento della parte un pochino ruvida, un pochino shabby dell'Intes in contrapposizione della primette
che ha questo effetto così liscio ed elegante, ma insieme comunque ha un effetto molto grazioso e gradevole. Queste sono delle combinazioni. Vedete le nostre proposte legate al legno. Questo è un vasetto che contiene, è contenuto all'interno di questo formato rettangolare e ci sono tutti gli elementi già prefustellati. Tanti elementi decorativi. Abbiamo inserito il cuore Saturno, composto da due cornici a cuore e il supporto intero. L'uovo Saturno è composto da due elementi, due forme con un supporto, e oltre a queste basi di legno abbiamo inserito una sezione di scatoline porta confetti in cartoncino. Le fette di torta sono in 5 fantasie intervallate dalla tinta unita, che può essere decorata semplicemente o con gli inchiostri Memento e Versamagic, gli stencil, oppure per intervallare le torte. Tutti questi elementi decorativi sono molto simpatici perché possono semplicemente con un fiocchetto e un elemento decorare la nostra scatolina porta confetti. Torta abbiamo realizzato 3 elementi: casetta, il cubetto e un angioletto. Qui vedete un angioletto realizzato, l'abbiamo realizzato con il tessuto summer e tubolari e le nostre faccine, oppure la scatolina con il cuoricino è stata realizzata con gli inchiostri Memento Versamagic, così come la casettina e i pennelli e gli stencil. Questa è una lampada, è già prefustellata come vedete, semplicemente chiudendola e inserendo all'interno delle piccole luci può diventare un elemento decorativo per la camera dei bambini. Tag, con semplicemente sopra i nostri simpatici coniglietti maschio e femmina e un piccolo fiocco, diventano proprio degli elementi decorativi, piccole idee per le bomboniere. Abbiamo sviluppato anche delle nuove casette, si chiamano villette, che possono essere semplicemente decorate con gli stencil e gli inchiostri per inserirle all'interno dei progetti. Questa è una mensolina che ha la possibilità di essere collocata in vari ambienti con l'aggiunta di piccoli gancetti. Qui vedete alcuni degli elementi di legni che sono sempre studiati per le bomboniere, papà e mamma, per la festa della mamma e la festa del papà. La nuova botanica. E abbiamo realizzato un nuovo formato, una nuova proposta di fommi, si chiama musetti, perché abbiamo con l'utilizzo dei nostri visini di tessuto realizzato degli animaletti molto simpatici, che con l'utilizzo appunto della faccina di tessuto e l'utilizzo di questi musetti diventano simpatici personaggi. In questo caso vedete questo piccolo orsettino per una nascita, e sono tutti contenuti all'interno del nuovo manuale. Queste sono alcune delle nostre proposte contenute all'interno del nostro manuale Gioiosa Primavera. Prossimamente vedrete un video che
verrà completato con tutte le altre proposte. Questi erano i nostri materiali. Io vi saluto, vi do un appuntamento a seguirci sui nostri social, su tutti i social, con i nostri progetti per accompagnarvi per tutta la primavera. Da Rincalic, ciao, a presto!